Gesù, per la sua grandezza divina, per la sua potenza nel cielo e sulla terra, per i suoi meriti infiniti, ma anche e soprattutto per ragioni di gratitudine. Se egli fosse stato con noi meno buono, più severo, quanto meno avremmo peccato. Ma il peccato, quando è seguito dal dolore profondo di averlo commesso, dal proponimento leale di non ripeterlo più, dalla sensazione viva del gran male che con esso abbiamo arrecato alla misericordia di Dio, quando lacerate le più dure fibre del cuore, riesce a far scaturire da queste lacrime cocenti di pentimento e di amore, il peccato stesso, figlio mio, diventa allora un gradino che ci avvicina, che ci innalza, che più sicuramente ci conduce a Lui. Carissimi, pace e bene a tutti voi e buona giornata. Che il Signore ci benedica in questo nuovo giorno, accompagni i nostri passi e sostenga la nostra vita quotidiana, il nostro lavoro, il nostro impegno. Sentiamoci realmente sostenuti, accompagnati, guidati dalla preghiera e dall'intercessione di San Pio, il nostro caro Padre Pio. E oggi Padre Pio ci dà degli insegnamenti forti, come sta facendo in questi giorni, e ci parla del peccato. Voglio riprendere un po' alcuni concetti fondamentali. Dice così Padre Pio: il peccato, quando è seguito dal dolore profondo di averlo commesso, dal proponimento leale di non ripeterlo più. Primo punto su cui dobbiamo riflettere. Noi, quando ci confessiamo, ecco, proviamo pentimento dei nostri peccati. È fondamentale questo per la vita di grazia, è fondamentale per la vita spirituale. Tante volte noi andiamo a fare la confessione, no? Questo grande sacramento, questo sacramento fondamentale per la nostra vita, confessiamo i nostri peccati, magari sempre gli stessi, no? Ma non c'è mai un pentimento sincero, non c'è mai la concezione di aver sbagliato e quindi di eliminare questo errore, no? Può essere che certamente in alcune anime, quelle che sono più avanti nella vita spirituale, tutto questo avviene. Ma ecco, forse dobbiamo ancora perfezionarci di più. Allora Padre Pio ci invita ad avere pentimento dei nostri peccati, perché altrimenti, fratelli miei, è anche in gioco la validità del sacramento della confessione. Il pentimento dei peccati è essenziale per essere perdonati. Vedete, non è tanto importante il peccato in sé per sé, no, ma è importante il pentimento, perché pentirsi del peccato vuol dire riconoscerlo, vuol dire riconoscere di aver sbagliato, vuol dire riconoscersi ammalati. Ma se una persona non si riconosce ammalata, se una persona non si riconosce inferma, come può curarsi, come può iniziare una terapia che possa portarlo alla guarigione? Così il pentimento realmente diventa l'indice del nostro desiderio di voler guarire, di voler ritornare allo stato di grazia originario. E poi Padre Pio aggiunge ancora di più, dice: il peccato stesso diventa allora un gradino che ci avvicina, che ci innalza e che più sicuramente ci conduce a Lui. È forte questo concetto, cioè il peccato diventa un gradino che ci fa avvicinare a Gesù, ma evidentemente il peccato di cui ci pentiamo, come dirà San Paolo nelle sue lettere, no? Dove sovrabbondò il peccato, dove sovrabbondò il delitto, lì è sovrabbondata la grazia. Allora, fratelli miei, riconosciamoci peccatori, riconosciamoci fragili, riconosciamoci deboli, ma nello stesso tempo lavoriamo, combattiamo, come abbiamo detto ieri, per dare rimedio alla nostra anima, no? E pentiamoci,
Chiediamo al Signore il dono del pentimento, il dono di poter piangere i nostri peccati e di poterci purificare attraverso il sacramento della riconciliazione e che Padre Pio ci aiuti in questo percorso di conversione. Pace e bene a tutti voi.